Siamo felici di vedere un pubblico numeroso nella sala delle colonne di Ca' Giustinian per questa cerimonia di premiazione del Leone d'Oro alla carriera a Rebecca Saunders, è Leone d'Oro della Biennale Musica 2024. Diamo il via alla cerimonia con la lettura della motivazione. Lucia Ronchetti, direttore artistico della Biennale Musica, legge la motivazione. La compositrice inglese Rebecca Saunders è premiata con il Leone d'Oro alla carriera 2024 per la sua capacità di indagare il suono strumentale e per la poesia intima ed ermetica delle sue architetture acustiche. Prima compositrice a ricevere il prestigioso premio Siemens nel 2019, il premio Nobel per la composizione, Rebecca Saunders è celebrata per l'attenzione che dedica al microcosmo sonoro, per la sua capacità di creare nell'ascoltatore un'area riservata di ascolto, uno spazio acustico interiore che amplifica l'immaginario sonoro. La sua elaborazione del materiale è profondamente sigillata e allo stesso tempo fortemente empirica e materica, legata alla performance e alla ricerca continua di innovative strategie esecutive. Nella sua guida, la musica di Rebecca Saunders, storica rubrica del Guardian, Tom Service scrive che Rebecca Saunders ha costruito intere composizioni su qualcosa così infinitamente piccolo come il passaggio da una nota all'altra, concentrando l'ascolto in minutissime gradazioni del timbro e dell'intonazione, trasformando i suoi interpreti in maestri zen per attenzione e concentrazione. Riconosciuta alchimista del suono, Rebecca Saunders cerca la posizione di ogni silenzio è importante come una nota composta, silenzio che diviene oggetto compositivo, capace di curvare lo spazio dove tutto diventa udibile, voci strumentali isolate e diafane in continua immersione dal silenzio. Ogni lavoro di Rebecca Saunders ha una forma complessa e spiralica che si rivela come una rotta, una odissea che porta l'ascoltatore in un nido intricato di suoni e lo fa evolvere lasciandoci sempre diversi, sempre incantati, ma sempre coscienti. Della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. Vorrei ringraziare il direttore artistico del settore musica, Lucia Ronchetti, il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, e tutto il consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia
per questo premio che sono onorata e grata di ricevere qui oggi. Vorrei anche ringraziare l'Ensemble Moderne per la loro meravigliosa interpretazione di Wound ieri e congratularmi con loro per il Leone d'Argento che riceveranno domenica prossima. È un onore per un compositore poter lavorare a stretto contatto con un ensemble di straordinaria bravura. Lavorare a stretto contatto con i musicisti è essenziale, non è solo di ispirazione esplorare i suoni insieme, ma è anche affascinante osservare l'intimo gioco tra il musicista e il suo strumento. Questa straordinaria relazione fisica, drammaticità pura. Comporre è creare qualcosa di fisico, estrarre il suono dal silenzio, dandogli contesto e forma, svelare, modellare, proiettare o catapultare il suono nello spazio udibile e comunicare con i musicisti, condividere il processo sperimentale. Esplorare e collaborare è una necessità assoluta per un compositore e di profonda ispirazione. Quindi Ensemble Moderne, grazie. I miei ringraziamenti vanno anche a mia nonna e a mio padre, il più fantastico dei musicisti. Ringrazio Ed Atkins per essere qui con noi, artista e amico. Grazie ai miei cari amici di Berlino, al mio miglior amico e compagno Enno Poppe, che sono venuti a Venezia per condividere tutto questo con me. Siete meravigliosi. Questa sera faremo festa. Questa celebrazione dell'arte in tutta la sua complessità sul palcoscenico di questa straordinaria città non può certamente essere dato per scontato. Quanto è fragile tutto questo. Viviamo in tempi chiaramente difficili. Osserviamo per un attimo il panorama politico in rapido cambiamento in Europa, ad esempio. Penso a quello che sta accadendo adesso, a Berlino, ad esempio, e ci troviamo sull'orlo di qualcosa di potenzialmente terrificante. Quanto è fragile tutto questo? È facile cadere nell'autocompiacimento e dimenticare quali battaglie siano state combattute per noi e come le nostre libertà siano state conquistate una alla volta. Ogni generazione deve rinnovare la lotta per la libertà di parola, libertà di espressione e noi, come artisti, per l'autonomia dell'arte. L'arte che libera dai dogmi, libera dal controllo politico, l'arte che osserva, critica e riflette la società contemporanea, che esprime la complessità del nostro mondo emotivo e spirituale. La società ha bisogno dell'arte, abbiamo bisogno dell'arte. Come un corpo ha bisogno dei polmoni per gonfiare il petto e respirare e ha bisogno del cuore per pompare il sangue nelle vene. Da sola, io con la mia musica, non posso ovviamente cambiare il mondo, ma insieme possiamo incoraggiare apertura, tolleranza, rispetto e curiosità l'uno per l'altro, per gli altri. Avere il coraggio e l'audacia per affrontare e considerare ciò che è ora, proprio adesso. Il tema di questo Festival della Musica Contemporanea è Absolute Music, la musica assoluta. Qual è il potere della musica? È proprio l'assenza di un'immagine specifica e riconoscibile nella musica che la rende così totalmente affascinante. La musica ha una capacità quasi magica di implicare e di dedurre. La musica ci entra sotto la pelle, ci porta all'essenza stessa del sentimento e del pensiero, può far brillare una luce sulla superficie della nostra vita, ma anche illuminare le crepe nella vernice, portarci sotto la superficie esterna e farci sperimentare ciò che è spesso impossibile nominare e spiegare. Il suono squarcia la superficie del silenzio, strappa via lo stato esterno, ingrandisce l'immagine e arriva nell'aldilà, alla ricerca di ciò che c'è all'interno. La musica filtra e incornicia la realtà in tutta la sua complessità. È profondamente ancorata al presente, immagine acustica della nostra contemporaneità. La musica è però una cosa fisica che ci invita a sentire, pensare, osservare e, se si vuole, farsi travolgere.
Forse la forza della musica sta nel fatto che non può essere chiusa in una scatola appesa al muro, ma è anzi una merce di poco valore capitalistico, perché scivola tra le dita, impossedibile ed effimera. La musica può essere fisica, passionale, espressiva, ma può anche esprimere una straordinaria, fragile vulnerabilità. La squisita fragilità e imperfezione che ci rende umani. Grazie.